Già Pompeo aveva denunciato le violenze fasciste fin dal 1919 e più volte nel corso degli anni successivi aveva subito aggressioni e minacce carattere. Dopo le elezioni del 6 aprile del 1924, la giunta delle elezioni provò a cambiare il 30 maggio in sede per i capelli la compagna di loro per gli eletti della maggioranza parlamentare. Già che Matteotti invece chiede l'annullamento in blocco delle elezioni dei deputati in Consiglio. Soltanto per i pochi signori che abbiamo potuto avvenire alla Repubblica, possiamo immaginare che sia presente una parte della
maniera cristiana e alla depressione e manifestazione. Perché avete paura? Perché sappate? Se sono a segnalare, ci sarà un
sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Matteotti, non può accusare di fatto il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Pinti, quando afferma che nel 1919 a Milano è stato impedito da lei di mandare in contatto di Zoppo. E il fatto semplicemente è questo. Dovevo chiedere a me, con altri dei compizi alla mia presa, altri dei pizzi che si tengono sulle banchine, ho mandato la parola ai governatori e si stanno questionando. Io non sono andato. Onore.
Dio che ti fa dare un punto di vedere in due tende, ma parla in tre tende. I candidati non avevano vinto la circolazione. Tutti e tutti i dati. I candidati non sono devono scolare, ma non di non potevano neanche insiedere delle loro destinazioni, né le loro stesse città. Alcuni di quasi hanno posto nel vivo dove conseguenze. Molti non accettarono la candidatura, perché sapevano che vuole dire non avere proprio romani, o dovevano tornare il proprio paese e creare l'estero. Che l'hanno disoccupato! No, tutti sono loro, fammi coglionare! E quando non accettavate voi! Lasciate la parola, fate lo so! Io mi capirà, dovrei i vicini, alternando male del sud, il sud! Non arrivare, devo prendere lo stato e poter chiamare le nostre.
indurta il popolo agli atti. La mia città, i cinocci, ha inventato luce e ostruzione. Sfido l'onorevole Matteotti a provare le sue affermazioni. Per la mia dignità di soldato, abbandono quest'aula. Si con onorevole Matteotti. Suora, io non è mai. Guardaci in lusso. Fanno piacere. Onorevole Matteotti, io posso documentare e fare nomina. In altri luoghi invece ci sono gli stati certificati di guardare. Ecco che in realtà è responsabile di qualche tipo di costruzione anche l'Italia fascista, ma che l'Italia fascista ha voluto riesplargare la distinzione del migliore. In tempo certificati. Però qua, essendosi terminare una lunga sessione, gli elettori che non si tenevano liberi di scrivere quello che siete. Certificati con una raccolta di dati alcuni di individui, i quali si recavano alle elezioni elettorali per votare con diverso nome, fino al punto che ciascuno votarono 10 voti. E i giovani, i 20 anni, si presentavano ai 7, e votarono nel partito che avevano più di 60 anni. Sono le parole! Hanno trovato solo in qualche seggio, ma lo vedete, ma già il cambio di dato al fatto, riuscirono a votare. Basta, la finisca! Che cosa stiamo a fare? Dobbiamo tornare a quella soldi! La vita è poca incaricata di controllare ora. Se la giunta delle elezioni volesse aprire i libri, verificare tutti gli schermi che sono stati votati, potrebbe trovare che il modo di differenza sono stati scritti sui schermi tutti la stessa anno, così come anche utilizzano per accettare i codici di protezione. Non voglio indicarmi a scrivere molti altri schermi piegati e dire la realizzazione della volontà popolare. Il fatto è che solo una piccola minaccia di cittadini ha potuto scrivere liberamente il suo. Anzi, il più delle volte che loro non lo abbiamo avuto a colore non devono essere sospettati di essere socialisti. I nostri provvedimenti dovrebbero essere fatti. E riuscirono principalmente a fare nuove persone, nuove e indipendenti. E qua un esempio del socialismo si sono soltanto a loro e hanno esercitato il diritto liberamente a queste nuove forze che manifestano la reazione della nuova Italia. Dopo oppressione, poi noi diamo il nostro ringraziamento. Perché crediamo nell'identità della dignità. Chiediamo il rinvio delle elezioni.
di respingere la proposta dell'onorevole Matteotti di invio dei risultati alle elezioni della giunta. I particolari dell'onorevole Matteotti non risultano in alcun modo alla giunta delle elezioni, poiché non sono stati superati da prova né completamente esposti in alcun pericolo reale. Dopo la provocazione che l'onorevole Matteotti, che ha suscitato in molti un giusto segno, non vi meraviglierete se in me riprende il sorpello a mia fiera anima squalista. E se finora ho fatto sforzi per mantenere la calma, e perché ora non credo che sia giunta l'ora che sia fatta giustizia! Giustizia che va dall'onorevole Amendola all'onorevole Matteotti all'onorevole Benzivena. Questo illuso generale esercito che qualunque dovrà mettere a posto. Io non intendo per questo rinunciare alla mia fiera anima di squadrista, che non si prende i piatti di mezzo e che è pronta a riferirli contro questa bastarda! A me, un generale dell'esercito, lei non dà la lezione, ma io non ho giudizio male! Dovremmo giunta, io, generale dell'esercito, dovrei essere messo a posto da una squadrista. Lei ha un'idea più strana della giustizia. Lo rifare sfida per lei, e per disertare proprio della disprista contro di noi. Lei non l'ha fatta altre occasioni. Facciamoci mattinata! No! Voi siete una mattinata! Una mattinata di squadristi ragazzi! Maggioranza 172. Rispondo sì.
57. Rispose no. 285. Denuncia le violenze dei cisti. Però voi adesso provate a fare quella concorrenza fuori. Thank you.